Uno strumento per promuovere l'integrazione e la lettura, avvicinare genitori e figli attraverso le storie raccontate in lingua madre, per non disperdere un patrimonio linguistico che ci rende tutti unici e speciali. Ecco il cuore del progetto Mamma Lingua, che, supportato da una robusta rete di volontari, ospiterà, grazie alla BiblioHub, la biblioteca mobile che ha fatto tappa a Rende, una ricca raccolta libraria per l'infanzia, la famosa valigia dei libri multilingue e una penpal per la traduzione istantanea dei testi, per permettere di leggere in lingua italiana un testo originariamente scritto in lingua straniera. Un progetto dell'Associazione Italiana Biblioteche, finanziato dal CEPE e dal Ministero dei Beni Culturali, che prevede appunto la dotazione di titoli, 108 titoli librari in lingua straniera, in 18 lingue differenti, che ora sono ubicati presso la biblioteca dei ragazzi di Rende, e la visita del BiblioHub. Lo scopo del progetto è quello di dare sostegno a bambini che provengono da altri territori o che sono nati in Italia da genitori stranieri e che non sono, dimenticano a volte la loro lingua e invece è bene così continuare a coltivarla e praticare il bilinguismo. Leggendo un po' su che cosa vuol dire mamma lingua, ho scoperto con il mio sommo stupore che né il feto nel ventre della madre non solo sente i suoni che sapevamo già, ma in qualche maniera impara la lingua. Dunque non è solo l'integrazione di chi è arrivato, ma l'integrazione di noi stessi, dei bambini autoctoni. Alessia Principe per la CNews 24.